Allora, sono pronto qui in casa, abbiamo allestito tutto, c'è anche la videocamera che li prende. Luca, GamerDex 83, bomba! Qual è stata la tua prima console? Allora, la mia prima console fu il Game Gear. Sì. Perché mi ero innamorato di Sonic, ce l'aveva vicino su Mega Drive. Io la mia prima è stato il Sega Master System 2. E ti parlo del... ne avevo 6, 91-92 presi la Sega Master System 2 con Alex Kidd. Bombissima quel gioco. Sì, che mamma mia, tanta roba. C'avevo quello, Enduro Racer, Spy vs Spy. Sai che mi ricordo che io noleggiavo i giochi? Sembra che ho un'erezione se faccio così. Andavo da Maurizio. Ma dai, dal punto so. E mi ricordo ancora quando con mio fratello si andò a prendere Shinobi. Giocone allucinante, Shinobi. Con pesanti, proprio. Che era difficile, Shinobi. La mia prima console casalinga invece fu proprio appunto il Mega Drive. Me l'ho preso un paio d'anni dopo, usato. Io invece feci un salto assurdo dal Sega Master System 2 alla Play 1. Minchia. Cioè, direttamente. Ho saltato tutta la generazione. Sì, tutto. Ho saltato tutto i 16 bit perché giocavo a casa del mio amico che abitava sopra casa mia. Quindi mia madre diceva vai a giocare su uno, rompe il cazzo. Troppo. Ricordo ancora questo 26 dicembre 1997, dove mio fratello entra in casa con la Play 1 e mi ricordo che mio fratello fa: ma che palle le demo, andiamo a noleggiare un gioco. Noi diciamo affittare, in pratese si affitta, non si noleggia, si affitta. Andiamo a affittare un gioco, andiamo a Prato Video e io insisto perché dietro la scatola della PlayStation c'era questo gioco che sembrava avere una bella grafica, che si chiamava Final Fantasy 7. Cosa succede? Succede che lo andiamo a affittare, arriviamo a casa, mio fratello mette il disco. Dopo 10 minuti mio fratello fa: cos'è questa merda? È un sacrilegio. Ma cos'è sta merda? Dentro in questa casa. Perché devo schiacciare attacca e lui deve attaccare e non posso attaccare io? Perché gli devo dire cosa fare e non lo fa giocandolo? E scoprirono così gli RPG. E così scoprimo gli RPG e che io per i successivi 10 anni non avrei più giocato perché mio fratello non voleva. E quindi non li avevo a casa, insomma, no? Lo portammo indietro e prendemmo quello che secondo me tutt'oggi resta il più grande picchiaduro della storia, ragazzi. Imbattibile, insuperabile, che è FIFA 98. FIFA 98 perché è il più grande picchiaduro è della vera storia cosa. E supera Mortal Kombat in qualunque forma di violenza. Sì. Perché c'era il comando L2 che ti permetteva di fare il fallo pesante, che erano tipo calci e pugni. E io mi ricordo, per sfogare questo animo di bambino malato, molto malato, cosa succede? Succede che io mettevo l'allenamento con un giocatore e picchiavo il portiere inerme, che cercava solo di prendere la palla mentre io lo massacravo di calci nelle gambe spallate. Più grande picchiaduro della storia, ragazzi, FIFA 98. Poi da lì... rivelazioni, gente, sì. Rivelazioni. Poi da lì parte il periodo terrore. Perché mio fratello prende Tomb Raider 2. Inizia a giocare a Tomb Raider 2. Cosa succede? Succede che mio fratello ci gioca di notte. Ma io di notte dormo e la televisione è attaccata al mio letto e lui non abbassa il volume. No, perché? È passato un anno terribile, sentivo tanto che quando ho conosciuto poi Elda Olivieri, che è la mia collega, io faccio il doppiatore, lo sapete, mia collega attuale che all'epoca doppiava Lara Croft, io gliel'ho detto una volta che eravamo a pranzo, ho detto Elda Maria, i tuoi ansimi, i tuoi sospiri sono stati incubi, sono stati il mio incubo. Il suono di pistola terrorizzava nei videogiochi. E perché poi dopo il pezzo di merda ovviamente ha preso Resident Evil. Vabbè, immaginiamoci un piccolo Maurizio che non era così come non era così come sono assolutamente molto esile. Tu ti ricordi come ero a 11 anni? Ecco, sì. Appunto. Anche perché noi ci conosciamo per... dal laboratorio. Quindi avevo io 6-7 anni e te 8-9. Sì. Mi ricordi piccolino. Io invece ero tipo da FIFA, sai? Anzi, da Pro Evolution Soccer. Quello giapponese, Winning Eleven, dove cambiavo tutti i nomi. E fu grazie a Winning Eleven che noi ci ritrovammo a un negozio di videogiochi che fa parte della nostra infanzia, perché prima, ragazzi, adesso c'è GameStop.
prima c'erano i negozi videogiochi di dove di cui ho parlato in un mio vecchio video, un negozio di videogiochi di quinta generazione che è molto interessante. E questo negozio si chiamava Wipeout. Sì. Magari un giorno faremo un video su Wipeout. Sì, andremo lì magari. Sì, sarebbe bello, che era vicinissimo a casa mia, negli Astrozzi. Esatto. E quindi praticamente cosa succedeva? Che i ragazzi si incontravano lì e parlavano dei videogiochi, c'erano le console attaccate dove si poteva giocare, provare i giochi nuovi, provarli anche prima di comprarli. E poi accadde una cosa. Come dicevo prima, io dopo Final Fantasy VII giocato per 10 minuti non ebbi mai, mai, mai la possibilità di giocare un altro gioco di ruolo. Ricordiamo essere uno dei giochi più belli mai creati. Final Fantasy L'unico VII modo che avevo per interagire con i giochi di ruolo era vedere Luca che giocava a Wipeout a Final Fantasy VIII. Cazzo, sì, è vero, io ci giocavo al negozio, io mi portavo la memory da per farvi capire com'era l'atmosfera nei esatto. videogiochi allora, cioè questi erano amici. Io mi portavo la mia memory da casa, la infilavo nella console e giocavo sulla console appunto del negozio. Dei clienti del negozio, giocavo alla mia partita di Final Fantasy VIII. Sì, esatto, e io mi ricordo che Final Fantasy VIII l'ho vissuto guardando te, perché io guardavo te che giocavi. Eh sì. Giochi di ruolo, io poi avevo questo Inception di mio fratello che aveva innestato nel cervello che era una merda perché era noioso il fatto che tu dovessi dare il comando e loro poi avessero dovuto fare tutto il resto, finché non arriva per me il 2001 dove mio carissimo amico mi dice: vieni a casa mia che c'è un gioco nuovo, è fichissimo a bestia, che si chiama Legend of Dragoon. Boom. Legend of Dragoon è il canto del cigno della Play 1, sì, tra l'altro. Più grande, secondo me è più uno degli ultimi giochi prodotti da Sony, è incredibile, colossale, incredibile, quattro dischi, tra l'altro doppiato interamente in italiano. Doppiato di merda in italiano. Di merda, esatto. Doppiato anche di merda in americano, fidati, in giapponese non lo so, ma potrei saperlo perché ho tutte e tre le versioni. L'ho finito 7 volte ed era veramente bello. Comunque, se vi state chiedendo di cosa stiamo parlando, esatto, stiamo parlando di questo, di questo capolavoro. È veramente spettacolare. Fa un po' vedere, questa è la NTSC. E quindi dicevo, dal 2001 appunto mi appassiono, mi avvicino e mi affascino ai giochi di ruolo, agli RPG. Parlando prima dei giochi d'azione, no? Che io dicevo che io a un certo punto ho cominciato a rifiutare categoricamente. Io sono riuscito a rigiocare un gioco action di questo tipo con Uncharted. Vabbè. Perché è veramente, veramente bello. È cioè, super divertente. Esatto. Una storia narrata. Ma poi la meccanica di gioco è veramente. Cioè, funziona. È ben strutturata, sì. Molto ben strutturata. Beh, siamo praticamente arrivati grosso modo facendo dei grossi salti ai giorni dopo. Abbiamo saltato la Play 2. Infatti, per Play 2. La Play 2. Sì. Kingdom Hearts. A proposito di giochi di ruolo, lì ha iniziato l'action ha iniziato a entrare nel qui mi tocchi nel profondo gioco di ruolo. Perché io veramente ho un amore e odio profondo per Kingdom Hearts, anche perché amando i Final Fantasy, amando comunque la Disney, perché leggere nel 2017 quando esce Kingdom Hearts 3, no, nel 2017. E io ragazzi, non murati, devi dare una regolata. Non si può chiedere nel 2017 quando esce il 3 e io il 2 l'ho finito nel 2006. Porca puttana, vi rendete conto? Io non posso seguirmi la storia di un gioco su 15 console diverse. Per giocare a Kingdom Hearts servono tipo 5-6 console. Cioè, sì, serve. Le due. Game Boy Advance. Game Boy Advance. Perché Chain of Memory. PSP. DS. Nintendo DS. Nintendo 3DS. Esatto. Cioè... va bene tu Play 4 o 5, speriamo, o 5. Vuol dire che Kingdom Hearts quando esce nel 2019. Ti ricordi quando presentarono il primo video di remake di Final Fantasy 7? La tech demo per Play 3, cazzo. Qua, prima che uscisse la Play 3. Qua c'avevo il pisello, qua. io Final Fantasy 7 lo sai, è la mia divinità. Tra l'altro non so se nel video si è notata la tua maglietta. A quel punto farei vedere anche i tatuaggi, perché sono leggermente... Perché quello sul braccio allora farei vedere. Perché per quale? Ah, beh, questo sì. Sì, questo qui. Aspetta, non so se si vede. No, vicino. Lontano. Mi dà una sfottita qui. Infatti io qua li accorcerei. Sì, sai che ogni tanto qui lo diamo sempre, perché sennò mi sembra un panettone. A proposito di panettone, guardatevi l'ultimo video del The Merlus vs Food dove mangio un pandoro intero. Intero. Di un chilo, maledizione. Volevo morire. Eh beh. Cioè io mi ricordo che a un certo punto la mia PlayStation 1
non mi leggeva più i giochi PAL. Leggeva solo i giochi giapponesi. Sì, perché la Play 1 poi soffriva di questa cosa della taratura del laser. Esatto. Controllo più, quindi deve andare lì con il CD, toglierla, tararla, provarla da accesa. Mi ricordo delle fucilate di scosse ho preso, mamma mia. Ma dice, perché ti sei rincoglionito? Io avevo tantissimi giochi giapponesi, uno dei quali lo comprai da Wipeout in compravendita da te, che era tuo, se non sbaglio. Tipo qual era? Dragon Ball Z Legend. Dragon Ball Z Legend era tuo. Io ricordo che quando giocai al Final Bout, madonna, avevo i brividi. Dicevo, perché c'è Goku? Ci garbava il Final Bout. Sì, lo sai? Dovrei avere l'Ultimate Battle. Eccolo! Vedere? Dai, spettacolo. Ultimate Battle 22, Dragon Ball Z. Vedo che hai un peluche di Knuckles. Non è un peluche. No, è un salvadanaio. Io ho il peluche di Knuckles. Sì, ce l'ho in macchina. Ce l'ho in macchina. Perché non so quanti di voi lo sanno, ma io da 5-6 anni sei la voce sono la voce ufficiale di Knuckles in tutti i videogiochi. Sonic Generation, Sonic Boom, li ho fatti tutti io. Su tutte le varie piattaforme, tutte le varie console. E mi ricordo che vennero due giapponesi della Sega a scegliere tutte le voci. Ti hanno detto, te vai bene perché sei grosso come Knuckles. Come Knuckles. Vabbè, oddio, non ero ancora così tanto. Infatti, quando poi io sono ingrossato, hanno ingrossato anche Knuckles. Giustamente. Lo hanno fatto per te, per no, fatto per me. Guarda, non se no dobbiamo cambiare il doppiatore e facciamo un restyling di Knuckles. Certo, certo. Hanno costretto il doppiatore di tutte le altre lingue a ingrossare grossi per lavoro. Esatto. Perché altrimenti li avrebbero sostituiti. Esatto. Brocaio. Della spada della rocca. E con ciò. Caio, ecco la tua spada. Ma non è la mia. Dove l'hai presa? Noi ridiamo e scherziamo su Frozen, ma credo sia probabilmente Elsa il personaggio più potente creato dalla Disney. Mi sa di sì. Praticamente è la Okiji della Disney. A paragone di forza secondo me sono uguali Elsa e Okiji. Sarebbe una bella gara. Sì. Cazzo, ghiaccia un regno. Minchia. Ragazzi, nei commenti voglio assolutamente leggere chi secondo voi vincerebbe tra Aokiji di One Piece e Elsa. Lo voglio sapere. Madonna, assolutamente. Quanti schiaffi, mamma mia. Guarda, ridiamo e scherziamo sulla... A molti piace Frozen, a molti non piace, ma io quando l'ho finito... A tutti piace One Piece, perché è impossibile che non piaccia. Io quando l'ho finito mi sono concentrato sulla potenza d'attacco di Elsa, in realtà, quando ho finito di vedere Frozen. Ho detto, ma questa apre il culo. Ecco, perché io non posso parlare adesso, devo stare fermo. Per forza. E poi facciamo buchi nella barba. E là. Sono bello? Penso proprio di sì. Ovviamente, come vi siete accorti, mi sono dovuto chetare, perché altrimenti mi avrebbe fatto i buchi nella barba. Nella barba. E niente ragazzi, questa era un po' la nostra esperienza, un po' di cose che abbiamo raccontato. Certo, anche certo. Perché intanto ci vediamo, anzi ci dobbiamo andare a mangiare qualcosa. Sì. Venite sì. Anche voi. Esatto. Speriamo che il video vi sia piaciuto, se così fosse commentate, scrivete, iscrivetevi al canale di Luca, GamerDex83, che sarà in descrizione. Iscrivetevi al mio canale e condividete il video. Se il video non vi è piaciuto, fate i cazzi vostri, non commentate. Esatto. Andate a commentare in un'altra parte. Esatto. Bomba. Ciao ragazzi. Ciao.